giudizio negativo sull'assenza di donne nel nuovo CDA della Fondazione Tercas arriva da Anna Pompili, consigliera di parità della provincia di Teramo. Anna Pompili esprime pubblicamente la sua amarezza per la composizione del Consiglio, anche se la Fondazione non aveva in effetti l'obbligo di rispettare la recente legge Golfo che prevede un riequilibrio di genere all'interno dei CDA. La consigliera di parità della provincia di Teramo, Anna Pompili, esprime rammarico ed amarezza riguardo la composizione del nuovo CDA della Fondazione Tercas, recentemente rinnovato e all'interno del quale non c'è alcuna donna. Ovviamente nulla di irregolare, visto che le fondazioni non sono soggette all'obbligo delle quote rosa dei CDA, imposti invece dalla legge Golfo. Ma forse sarebbe potuta emergere una sensibilità più in linea con i tempi. C'è amarezza per la mancanza di donne nel CDA della Fondazione, ma a parte l'amarezza, per il futuro, come si può fare ad intervenire? Faremo un seminario di studi per preparare le donne nei CDA, ci sarà un professore universitario d'Annunzio di Chieti, un professore dell'Università di Teramo e un avvocato del Foro di Teramo. Cercheremo di preparare queste donne perché la Fondazione Bellisario ha purtroppo dato dei dati veramente incredibili, solo il 4% delle donne va a comporre i CDA e quindi dobbiamo preparare queste donne, ma dobbiamo soprattutto sensibilizzare la politica a mettere donne nei CDA, perché poi la decisione di inserire donne nei CDA spetta purtroppo sempre agli organismi politici. All'interno della Fondazione Tercas non sono state messe donne per la politica o perché non ci sono donne preparate? Io credo che Teramo abbia tante donne preparate, è stata una scelta politica che non condivido assolutamente, soprattutto perché la Fondazione Tercas supporta tutte le attività culturali della città e quindi ritengo che sia necessario che le donne partecipino alla decisione delle scelte anche delle attività culturali da supportare a Teramo. Appassionante il programma del 18° Premio Internazionale per la Fotografia Cinematografica Gianni Di Venanzo a Teramo. 2 settimane di eventi tra film, libri, concerti e mostre organizzate con maestria dall'Associazione Culturale Teramo Nostra. Il tutto si concluderà con la cerimonia di consegna degli esposimetri d'oro il 26 ottobre al Cineteatro Comunale di Teramo. Madrina l'attrice Martine Brochard. Ricco programma per la 18ª edizione del Premio Internazionale della Fotografia Cinematografica Gianni Di Venanzo, organizzato dall'Associazione Teramo Nostra. La manifestazione, che celebra l'importanza nella realizzazione dell'opera cinematografica, ruota attorno al lavoro e al ruolo degli autori della fotografia nel cinema. Quest'anno saranno proiettati infatti, come accade in ogni edizione, i film illuminati dai 4 maghi della luce a cui la giuria di Venanzo assegna l'ambito esposimetro d'oro. Quest'anno tra i premiati c'è anche Luca Bigazzi, esposimetro d'oro per la fotografia italiana per il film La Grande Bellezza. Madrina del premio di Venanzo, l'attrice Martine Brochard. La serata di gala sarà condotta da Chiara Giallonardo. Le novità di quest'anno. Una mostra bellissima al Museo Comunale, alla Pinacoteca, di Norberto Sagaria, che è stato prorogato fino al 6 novembre. Una mostra, un'altra scoperta, noi diciamo, della luce, perché Gianni Di Venanzo, Pasquale De Antonis, la fotografia cinematografica, fotografia classica e pittura. Quindi abbiamo unito 3 settori, 3 personaggi che fanno onore alla nostra città. Nell'università faremo un convegno da Renoir a Renoir, come l'anno scorso l'abbiamo fatto su Caravaggio. Verrà Henry De Luca, che è un personaggio straordinario, grazie alla nostra concittadina Paola Porrini Bisson. Ricorderemo Monicelli. Purtroppo i più grandi personaggi del cinema italiano stanno scomparendo. Lizzani, che è stato uno dei promotori, è venuto tantissime volte qui a darci sostegno e coraggio. Voglio ricordare anche un'anteprima nazionale curata dal nostro concittadino il giovedì 24. Sono tutte serate importanti, sono tutti vari momenti da seguire, perché dopo sono anche tutte ad ingresso gratuiti. Quindi abbiamo fatto uno sforzo enorme per portare avanti questa iniziativa con pochissimi fondi, però non vogliamo scadere di qualità. Chi verrà alla serata di gala del 26 ottobre? Allora, abbiamo cambiato presentatrice, ci sarà Chiara Giallonardo, che è la
molto conosciuto perché presenta Linea Verde, ha presentato ci ha assicurato che veniva anche Alessandro Gassman, sono tanti, però noi non vogliamo prevaricare con gli ospiti, noi quello che ci interessa sono i premiati che vengono e devono venire, sono venuti da tutto il mondo, noi 2 anni fa grazie a Salminen abbiamo ricevuto anche su Facebook il ringraziamento ufficiale del governo finlandese, quindi sono, diciamo, il premio è importante per quello che riesce a costruire, dopo è un premio che è nato nella nostra città, è cresciuto nella nostra città, questo ci interessa più di tutto. All'interno del premio internazionale della fotografia cinematografica Gianni Di Venanzo c'è un altro premio, un premio dell'Istituto Zooprofilattico che premia i cortometraggi migliori su che tema? Il tema è ormai quello classico del rapporto uomo-animale. Dico che è classico in quanto sono già alcuni anni che proponiamo questo argomento e visti i risultati siamo più che felici di riproporlo, di continuare con questa tradizione. E la motivazione sta nel fatto che siamo convinti che con l'evoluzione molto rapida dei rapporti fra società e mondo animale c'è bisogno di un'informazione che vada veramente a colpire o a interessare quelli che sono i personaggi più interessati, che sono i bambini. Per cui, oltre alle attività che continuiamo a fare nelle scuole con premi dedicati, in questo caso al miglior disegno, alla migliore poesia, al miglior racconto, continuiamo questo discorso invece dedicato alla produzione di strumenti, in questo caso cortometraggi, dedicati appunto a mettere in risalto e a valorizzare un rapporto corretto fra uomo e animale. Nel corso di questi anni lei ha potuto notare se questo rapporto è migliorato o è cambiato? Innanzitutto c'è una evoluzione normativa che è veramente molto corposa, accanto a questo c'è una evoluzione dei comportamenti e della sensibilità da parte della società civile veramente impressionanti, a volte devo dire anche forse con un po' di esagerazione, in casi limitati grazie a Dio. Però sì, c'è un aumento della sensibilità, c'è un miglioramento nel rapporto, c'è una maggiore attenzione. C'è questo passaggio ormai fondamentale nel quale gli animali non sono più intesi come esseri soltanto viventi, ma sono esseri viventi e senzienti, per cui tutti i comportamenti devono essere adeguati a questa riflessione. Ha occhi profondi e vellutati, ricci ribelli, un uomo dai modi di bambino educato, parole, gesti e pensieri mai banali. Ogni spazio dentro il quale si muove sembra troppo piccolo per contenere tutta quella creatività che mette nella vita e nel lavoro. Diplomato in scenografia presso l'Accademia delle Belle Arti di Urbino e in regia al Centro Sperimentale di Roma. È regista, sceneggiatore ed illustratore. Vive a Teramo e lavora dove serve. È un poeta, anche se non lo ammette, che infonde anima nelle immagini, crea sogni e trasmette sentimenti colorati. Cominciamo dagli studi. Lei che studi ha fatto? Io, signora Tania, ho fatto studi di carattere scientifico inizialmente, liceo scientifico, sul consiglio di mio padre. Dopo il liceo scientifico mi sono iscritto all'Accademia di Belle Arti e Scenografia. Suo padre era un artista, un pittore, sua madre un insegnante di filosofia. Lei ha scelto, diciamo, la strada paterna? Ma forse sì. Sì, l'aspetto artistico sì. Ma perché il cinema? Il cinema perché avevo iniziato con il teatro, quindi ad Urbino, ancora prima. Poi sono andato ad Urbino alla Accademia delle Arti dopo aver frequentato un laboratorio con Silvio Eraclio, che mi ha fatto quindi scoprire, interessare, incuriosire enormemente all'arte scenica, eccetera. Dopodiché però mi sono accorto che l'aspetto più importante per me era documentare, cioè lasciare traccia che fosse riproducibile n volte, e quindi ho capito che era il cinema la cosa che mi incuriosiva di più del teatro. La sua famiglia come l'ha presa? La famiglia, devo dire la verità, mia madre in maniera entusiasta, ma anche se avessi detto che volevo andare a fare il cercatore, no, anche se avessi detto, una volta le ero pure dissi, se avessi detto che volevo fare il venditore di coriandoli, tipo prendo i giornali, li taglio e faccio i coriandoli, penso che sarebbe stata comunque entusiasta sempre e ha sempre appoggiato ogni cosa facendo bene, perché un genitore quello deve fare. La sua prima figlia si chiama Morgana e quindi è una fata, lei ha una fata in casa. Sì, ma più che la fata
nel scegliere il nome ne avevamo presi altri, Agnese, tutti riferimenti a qualcosa legato all'infanzia mia o di mia moglie, tipo Agnese era un disegno che avevo realizzato al liceo scientifico Sant'Agnese a Roma, di Borromini, e a un certo punto ci è venuto in mente Morgana, perché l'effetto Fata Morgana, l'unica cosa che ho studiato a fisica a scuola, e mia moglie per un periodo ha anche studiato fisica, l'effetto Fata Morgana è quell'effetto che ti fa vedere le cose che non ci sono, per un effetto di rifrazione, quando c'è il caldo, tu molto spesso vedi una montagna ma non c'è, quindi allora mi piaceva questa cosa qui. Vogliamo parlare dell'uomo fiammifero? L'uomo fiammifero è stato una vera follia venuta in mente durante il secondo anno al centro sperimentale, e quindi da lì nel 2005 abbiamo cominciato, ho pubblicato il libro. Siete finanziati anche attraverso la vendita del libro? Del libro, vendevo i disegni originali, vendevo i che potete vedere adesso scorrere in queste splendide immagini. E altre opere che poi ha fatto dopo l'uomo fiammifero? E poi da lì dell'uomo fiammifero si è aperto, diciamo, un canale enorme di lavorativo, nel senso sono entrato nel magico mondo del cinema, però non come i migliori, tra i migliori, però comunque come un professionista, perché quando uno realizza un film, un lungometraggio, e riesce ad andare in finale da Vino Donatello non è una cosa da poco. Ci sono forse più richieste complesse. Ecco, la più importante è stata quella di Omero, Bello di Nonna, il cortometraggio di cui vedete adesso qualche immagine. Omero Bello di Nonna, che è stato finanziato da un progetto di Banca Intesa per Fiducia, che anni prima aveva coinvolto Salvatores, Olmi. E ha avuto un grande pregio, quello di far scoprire per esempio ai teramani il cinema in strada, semplicemente con Cineramnia, che è stata una genialità. Sì, cioè Cineramnia è stata secondo me una genialità eccezionale che mi ha dato un'enormità di stimoli e che ha fatto sì che l'uomo fiammifero si potesse fare. È stato, diciamo, la scusa mia e di Dimitri Bosi, con cui divido la direzione artistica e organizzativa, è stata la scusa per poter dimostrare a se stessi e agli altri che uno può fare qualsiasi cosa voglia anche a Teramo. Cioè vuoi incontrare registi famosi, famosissimi, ed è impossibile che ti accettino, quindi insomma, fai il contrario, li fai venire tu a casa tua e li costringi alle tue regole. Quindi siamo inventati questa cosa e d'improvviso Teramo è diventato per noi e per molti ragazzi, per tantissime persone, il centro di interesse e di sviluppo di possibili idee. Due suoi figli le chiedono: ma papà, che lavoro fai? Lei che risponde? Allora, o dico che faccio il regista, così per creare un po' di panico, oppure no, ma il regista, faccio i film, li vedono, mio figlio più piccolo ancora non capisce, mia figlia Morgana lo ha capito, capisce che giro i film, faccio. Poi abbiamo fatto ogni tanto delle cosette insieme a casa, delle prove, quindi ha capito cosa significa. Cosa sta lavorando? Adesso c'è questo film scritto con Vincenzo Cerami, che è venuto a mancare a luglio, no, anzi fine luglio, Vincenzo Cerami, I fratelli Settimana, anche con Pietro Albino di Pasquale, che è un teramano anche lui, e poi altri progetti piccoli che comunque danno la possibilità di sopravvivere in qualche modo. Si sente un po' poeta? Non lo so, in certi casi mi sento un po' poeta, però quando sono un po' ubriaco e innamorato, ecco, devo essere innamorato e ubriaco, allora lì mi sento poeta. Grazie di essere stati in nostra compagnia. Abruzzo Village torna puntuale la prossima settimana. Arrivederci e buona serata a tutti.